Buongiorno a tutti. Antonello si è scusato a mio nome, ma le scuse sono le mie. Abbiamo fatto tardi sui cantieri della Caltanissetta Agrigento, abbiamo fatto un lungo viaggio nella vostra regione, lungo no, ma insomma molto approfondito, e di conseguenza abbiamo fatto tardi. Far tardi all'ora di pranzo con il mondo dell'agroalimentare è francamente imperdonabile. Tuttavia sono molto felice di avere questa occasione. Vi confesso che sono molto, saluto dunque l'assessore, le autorità, il ministro, i sottosegretari, tutte, signora, io ho ascoltato, ora mi fa gentilmente, sì signora, lei è un agente di polizia locale, rappresentante del PSI, mi faccia finire, signora, gentilmente, mi faccia parlare dell'agroalimentare e poi abbiamo, no buoni, no, no, non fischiatela, buoni. Signora, buoni, 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 la ringrazio molto, il tema, fermi ragazzi, oh, capisco non mi si è fatto mangiare, ma adesso, se io vorrei, sul tema dei precari e del resto parleremo in altra sede, vorrei approfondire invece in un modo non politichese tutto ciò che ha a che fare con l'agroalimentare. Signora, non credo che stia aiutando la sua causa. Se è così cortese da rispettare gli altri, credo che sarà molto più facile poter intervenire più tardi. E allora, non credo che stia servendo molto la sua causa, glielo dico con rispetto. Allora, veniamo sul tema dell'agroalimentare. Qual è il punto fondamentale dal quale partire? Io penso che il punto chiave, cruciale, dal quale partire non possa essere il solito ragionamento in politichese. Cerco di essere molto esplicito. Noi teniamo insieme un taglio che può essere il mio taglio di risposta oggi. Vengo qui, ne ho parlato con le associazioni di categoria, ne ho parlato con l'assessore e vi faccio l'elenco delle cose che abbiamo fatto. Ancora non sono sufficienti a dare la svolta. Ma certo, da quant'è che non c'era un impegno forte di un governo per intervenire sull'agricoltura come luogo centrale, e quindi via limo agricola, l'IRAP agricola, l'IPEF agricola, l'etichettatura sul latte, e lo dico al produttore che ha parlato venerdì, mandiamo a Bruxelles anche il decreto sull'etichettatura per il grano. Impegno che io avevo preso a Firenze con Coldiretti e con le altre associazioni, e quindi anche questa, io potrei farvi l'elenco delle cose fatte. Però non serve a niente. Cioè, non serve a niente. È evidente che se sei un'azienda agricola che non paga più l'IMU, non paga più l'IRAP, non paga più l'IRPEF agricola, e che finalmente vede in alcuni settori l'etichettatura, qualcosa cambia. Però non è questo il punto, perché se vi miglioriamo un pochino la situazione della vita, non stiamo facendo la svolta di cui tutti avete parlato, e che è possibile, e che è possibile. Allora potrei raccontarvela in un altro modo, potrei prenderla dalle grandi prospettive del nostro paese. È così. Il prossimo anno avremo, proprio in quell'Etna, sotto quell'Etna che dalle mandorle ad altri prodotti rappresenta i vivai, rappresenta uno dei punti di riferimento del futuro, non del passato, della Sicilia, avremo i grandi leader internazionali al G7 a Taormina. Perché abbiamo scelto Taormina? Abbiamo scelto la Sicilia perché, non perché non avessimo alternative, l'assessore ha chiuso con un accorato appello dicendo che questa è la terra più bella del mondo. Se pensate che siccome siamo in campagna elettorale io vi dica la stessa cosa, scusate, ma io penso che la serietà voglia riconoscere che per me la più bella terra del mondo ovviamente è la mia, come ovvio che sia. Infatti avevamo organizzato a Firenze il G7. L'abbiamo spostato in Sicilia perché un leader internazionale ha detto, parlavamo della Sicilia in uno dei vertici internazionali, la Sicilia è terra della mafia. Il classico stereotipo e luogo comune, atteggiamento superficiale
Ovviamente noi dobbiamo combattere la mafia e tutte le forme di criminalità organizzata, vorrei essere chiaro, in Sicilia, come al nord, come dappertutto, e non fare sconti da questo punto di vista. Ma come possiamo accettare che ancora oggi, nell'anno Domini 2016, la Sicilia, che è la terra che avete raccontato in questa nostra conversazione di oggi, possa essere definita soltanto la terra della mafia? Ma vi rendete conto di che follia è? Pensando a tutte le produzioni agricole, pensando alla qualità storica, architettonica, culturale, paesaggistica che questa regione esprime. E allora ho scelto, in quella fase, ho chiesto scusa ai miei concittadini fiorentini, che hanno peraltro capito, perché poi c'è un sentimento di orgoglio nazionale, per cui se toccano qualcuno si arrabbiano anche gli altri. E quindi se qualcuno dice che la Sicilia è terra di mafia e che l'Italia è quella cosa lì, la rabbia è da parte di tutti. E ho chiesto scusa a loro, avendoglielo promesso, abbiamo spostato alle pendici dell'Etna il nostro grande appuntamento del G7. E a che serve? Ad ospitare i leader? Sì, va bene, è importante, è un fatto logistico, sì. È importante per farci una riflessione sopra, per cogliere l'occasione per presentare dall'Etna Valley della ricerca e innovazione tecnologica, come abbiamo discusso ieri a Catania, fino a tutto ciò che è produzione di bello e buono. Diceva Cracolici nel suo intervento introduttivo che bello e buono in siciliano, nel dialetto, si equivalgono. In realtà è un'espressione che c'è in tante lingue, non soltanto in greco il kalos kai agathos, che è un'espressione del bello e buono particolarmente suggestiva, ma anche, lo dico per chi ama la Bibbia, anche nell'aramaico antico. Tant'è vero che chiama l'espressione del buon pastore, diceva il cardinal Martini, nell'espressione del Vangelo, il buon pastore in realtà si potrebbe tradurre anche il bel pastore. Buono e bello si equivalgono in tante lingue del Mediterraneo e di questo territorio. Bene, per essere una bella e buona Sicilia, il G7 può essere l'occasione. Però poi ci ho ripensato e ho detto, non va bene nemmeno questo taglio qui. Allora potrei raccontarvi un taglio diverso e raccontarvi il taglio della battaglia che dobbiamo fare perché l'Europa abbia un'anima e un'identità. Noi siamo pieni di regole non sul pesce spada, soltanto sul tonno o sui vari tipi di pesci, sulle singole regole di ciò che c'è in mare, ci raccontano anche nei dettagli se c'hai un attrezzo leggermente più lungo, ti fanno causa, ti vengono... È tutto... Aspetta, Boni, fermi lì voi, metti giù quella maglietta col Nokia, va bene? No, perché poi domani... Fermo lì. No, ma questa non è iniziativa, quindi non si parla di referendum, tranquilli. Però, e comunque no, non è sul referendum, lo dico a quelli che domani diranno Renzi, zittisce. No, voglio seguirvi. Oh, ma se questa attenzione che mettono nei regolamenti, nei vostri confronti, ne mettessero un decimo per rendersi conto delle persone che muoiono nel Mediterraneo e venissero a dare una mano all'Italia, lasciata sola sulla questione dell'immigrazione, se dessero la stessa attenzione che hanno dato in questi temi. Allora, qui c'è la bandiera europea, noi la onoriamo e la rispettiamo, ma l'Europa non può essere soltanto un insieme di regole, l'Europa non può essere soltanto un insieme di codicilli. Noi stiamo facendo una battaglia perché l'Italia torni ad avere un ruolo, perché non si limiti a dire ah, ce lo chiede l'Europa. Io sono animato dall'ideale europeista, io voglio bene a quella bandiera, io appartengo a quella generazione lì, ma allo stesso tempo dico non posso accettare un'Europa che diventi soltanto un insieme di regole, di tecnocrazie burocratiche, di regole fiscali, di deficit, e non parli delle esigenze degli uomini e delle donne e non si renda conto del dolore e arrivi al punto che alcuni paesi con i nostri soldi, perché noi ogni anno diamo più soldi di quelli che riceviamo, costruiscano i muri che bloccano le idee e i valori stessi dell'identità europea. È una battaglia di tutti, non mia, di tutti. Però poi ho pensato che non è nemmeno questa. E allora, poi a un certo punto si è andata a pranzo, per cui io credo che ci voglia una visione di insieme. Ci vuole una visione di insieme per affrontare le grandi tematiche dell'agricoltura in Sicilia. Voi non siete il passato, voi non siete gli addetti ai lavori. A me dicono, ma perché parli sempre di agricoltura? Perché io sono legato, io vengo da una cultura contadina, mio nonno faceva il sensale. Il sensale vuol dire vendeva carne, non pesce, vendeva maiali. E mi ha insegnato che quando si stringe la mano, no?
non c'è bisogno del notaio. Nella cultura contadina, quando ci si guarda negli occhi, si stringe la mano, quello vale più di un contratto firmato e siglato. Ma mi ha anche educato a dei valori che sono i valori del territorio. Il primo elemento per combattere il dissesto idrogeologico è tenere le persone sul territorio. Il primo elemento per valorizzare delle tradizioni è renderle orgogliose dell'appartenenza. In un mondo che spesso vive solo di apparenza, l'appartenenza come elemento costitutivo. E allora, se vogliamo essere seri, voi non siete il passato. Voi non siete una materia da addetti ai lavori, l'agricoltura. Voi siete un pezzo del futuro dell'Italia, che deve però avere la capacità di cambiare, di innovarsi, di investire nel domani e di tenere insieme più ambienti. Perché se noi non riusciamo a raccontare la Sicilia per quello che è colpa nostra. Non è colpa del destino cinico e baro. Se noi continuiamo ad avere dell'Italia una visione in cui il paese è soltanto un insieme di problemi, è colpa nostra. Quando io me la prendo coi gufi, niente contro gli animali, intendiamoci, io sto dicendo non che non si può parlare male del governo, quello, per carità, caccia libera, tranquilli. Ognuno può dire quello che vuole del governo, ma non si può mettere in discussione l'Italia, il suo futuro, il suo destino, le sue possibilità, le sue opportunità. Se noi all'esterno raccontiamo sempre che siamo un insieme di difficoltà, ma come possiamo immaginare di attrarre investimenti da intelligenza? Scusate, se voi fate le mandorle o i legumi o quello, pescate determinate pesce o fate il grano in un certo modo, qualcuno di voi può ragionevolmente pensare, senza bisogno di una laurea in economia o in diritto commerciale alla Bocconi, può ragionevolmente pensare che se lo presenta il proprio prodotto come un insieme di elementi negativi, non venderà mai. È come se uno, un commesso, fuori dalla porta del negozio dicesse «Non venite a comprare da me che fa schifo tutto!» Noi abbiamo il direttore commerciale della nostra azienda, cioè i nostri politici, i nostri rappresentanti, che non parlano bene dell'Italia, che non guardano il positivo che c'è. Io voglio essere chiaro, le cose che non funzionano vanno cambiate, sono tante, tante. Ma se noi non partiamo dalla consapevolezza di ciò che siamo, continueremo ad avere questa follia per cui la Sicilia ha un quinto dei turisti delle Baleari o delle Canarie. Ma guardate che questa è una follia. E voi direte, ma noi siamo agricoltori, che cosa ce ne frega? No, ve l'hanno spiegato alcuni di voi oggi. Devi tenere tutto insieme nel mondo globale. Tu devi fare un ragionamento che tenga insieme la qualità del territorio, i trasporti, le infrastrutture. Ora, qui perché c'è Graziano Del Rio? In realtà c'è qui perché è venuto a firmare un accordo e a dare 470 milioni di euro allo sblocco dei cantieri e dobbiamo far sì, attenzione, che questi soldi sbloccati siano controllati bene, perché da noi in Italia c'è un meccanismo in cui se qualcuno ruba si blocca il cantiere e si lascia andare il ladro. Io voglio che se qualcuno ruba si arrestino i ladri e vadano avanti i cantieri, che è una cosa un po' diversa, che è una cosa un po' diversa. Non è che siccome c'è uno che fa il ladro blocco i grandi eventi, no, io piglio il ladro, lo schiaffo dentro e siamo capiti. E però i lavori vanno avanti. Bene, Del Rio è qui per questo. Ma capite che l'aeroporto, non soltanto a Palermo o a Catania, ma anche a Trapani o a Comiso, ma gli interventi fondamentali del porto, Mazara lo ricordava adesso il rappresentante che ha parlato, noi faremo pressione sulla regione siciliana, visto che questa è una competenza della regione, il dragaggio che da tempo non si fa, credo da 40 anni almeno, e faremo la nostra parte e siamo disponibili noi a dare tutto il supporto che serve perché le cose si facciano. Vale per il porto di Mazara, vale per chi ha detto giustamente che è una follia di dover andare a Gioia Tauro con il florivivaismo, perché, con tutto il rispetto per il bellissimo porto di Gioia Tauro, se riusciamo a lavorare meglio sui porti italiani, altro tema complicatissimo. Rotterdam da solo, è lei, Rotterdam da solo fa più delle 23 ex autorità portuali che ha l'Italia. Eppure questo è un meccanismo che non può funzionare. Ma perché siamo a questo livello? Perché decenni di cattiva politica, non tutta, ma una parte sì, ha pensato molto di più a fare interventi settoriali, a dire io mi accontento prendendo il consenso di una parte della popolazione, di un target, e poi gli altri si starà a vedere.
Quello che ci manca è una visione strategica che tenga insieme tutto ciò che ho detto, che faccia del G7 non solo un appuntamento di politica internazionale dove andare a spiegare che noi siamo quelli con i valori e che salviamo le vite in Mediterraneo, ma contemporaneamente non possiamo accettare che gli altri continuino ad essere egoisti, insieme al rilancio su che cos'è il brand Sicilia nel mondo. E quando rilancio il brand Sicilia nel mondo, sarò in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari, sarò in grado di valorizzare il vino, sarò in grado di valorizzare la cultura, perché se sei in un tentesimo degli spazi liberi per la gente, c'è qualcosa che non funziona. Se le Baleari e le Canarie di qui sopra fanno 5 volte i vostri turisti, non avendo la Valle dei Templi, non avendo il Barocco, non avendo Palermo, non avendo da Erice a Catania la straordinaria bellezza che voi avete, è inutile arrabbiarsi con loro. Dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo metterci in testa che si deve cambiare noi. E per cambiare non si può stare solo a urlare e a gridare che non va bene. Questa è la differenza di fondo. Non si può stare solo dalla mattina alla sera a dire questo non va bene, questo così, io avrei fatto cos'ha, io avrei fatto sopra, avrei fatto sotto. Se volete cambiare sul serio, pezzettino alla volta, un passo alla volta, si va avanti. Io vi faccio un esempio banale, anzi ve ne faccio due. 9 settembre. Perché 9 settembre? Perché si dice 9-9 in inglese e 9 in cinese vuol dire vino. Allora un genio, che si chiama Jack Ma, e che è il fondatore di Alibaba, che cosa ha fatto? Ha scelto, Alibaba lo conoscete, è praticamente il più grande portale dell'e-commerce al mondo, insieme, probabilmente possiamo definire insieme ad Amazon, con caratteristiche diverse. Che cosa ha fatto su Alibaba? Ha scelto di fare la giornata del vino. Io che l'ho conosciuto qualche anno fa, quando facevo il sindaco a Firenze, gli ho chiesto, scusa, puoi valorizzare un po' di vino italiano? Bene, vi do un numero a proposito delle bottiglie di vino che giustamente venivano ricordate prima e condivido molto l'analisi che veniva fatta. Quel giorno, il giorno del vino in Cina, 100 milioni di cinesi hanno comprato una bottiglia di vino. No, ve lo ridico perché non vorrei che... 100 milioni di cinesi hanno comprato una bottiglia di vino. Di questi, 51 milioni ha comprato una bottiglia per la prima volta. È come se quasi tutta Italia, compresi neonati e se il neonato va a comprarsi una bottiglia di vino, un po' un casino, ma insomma, è come se quasi tutta Italia fosse andata a comprarsi una bottiglia di vino. Ma vi rendete conto che prospettive noi possiamo avere se riusciamo finalmente a uscire dalla filosofia del ognuno fa i fatti suoi e cerchiamo di fare una strategia complessiva come Italia, avendo uno sguardo strategico come Italia e lavorando insieme per una volta. Secondo esempio, prodotti italiani. Noi abbiamo un mercato dell'Italian Sounding, dei prodotti che suonano italiano, di 90 miliardi di euro. Cioè la gente che va nelle grandi catene commerciali, e qui sarebbe interessante discutere sulle catene di grande distribuzione in Italia e all'estero, ma non è la sede, che cosa fanno? Chiedono prodotti italiani. Perché? Perché noi al mondo piacciamo. Cioè noi ci parliamo sempre male addosso, ok? Tra di noi il più figo sembra quello che parla male dell'Italia. E quello che cerca di dire no, io ci credo nel mio paese, è visto come un velleitario ottimista, mezzo pazzo da isolare. Ma il punto vero è che noi, se vogliamo far sì che i nostri prodotti vadano avanti, dobbiamo crederci. Bene, all'estero noi piacciamo. 90 miliardi di prodotti che hanno il nome che suonano italiano. In questo senso la battaglia delle associazioni a partire da Coldiretti sul tema della chiarezza dell'origine è cruciale. Di questi 90 miliardi noi abbiamo avuto... Al momento abbiamo soltanto 36,8 miliardi di euro veramente italiani. Cioè di 90 miliardi di prodotti che la gente compra perché pensa che siano italiani, sono italiani soltanto 36,8 miliardi. A me questa cosa fa impazzire perché se guardo il passato dico che bello, erano 32 miliardi, li abbiamo portati a 37, come siamo stati? Abbiamo aumentato. Siamo stati bravi a investire su questo, ma è ancora troppo poco, perché se pensiamo agli spazi di crescita, vuol dire posti di lavoro in Sicilia, vuol dire
gestione del territorio diversa in Sicilia, vuol dire indotto perché intorno all'agroalimentare cresce una cultura turistica che può destagionalizzare attraverso gli investimenti negli aeroporti, attraverso gli investimenti nelle infrastrutture e attraverso la banda larga si può immaginare di avere dei servizi diversi, e capite che l'economia funziona anche in questo modo. Potrei farvi dozzine di esempi, ma ho già abusato della vostra pazienza. Il punto chiave è che l'Italia ha bisogno di una gigantesca scommessa su se stessa. E noi, diciamolo con chiarezza, abbiamo due paesi oggi dentro lo stesso paese. Perché al nord, dopo questi 2 anni e mezzo, i posti di lavoro sono tornati a crescere. Siamo tornati ai livelli della pre-crisi. Grazie al Jobs Act ci sono 656.000 posti di lavoro in più. Ci sono 700.000 lavoratori inattivi in meno, che è una cifra enorme, e la cassa integrazione è crollata. Ma purtroppo vi è una profonda diversità tra il nord e il sud. Nel nord-est andiamo meglio che la Germania. Al sud abbiamo ancora troppi blocchi. Che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando di risolvere i problemi del passato, a partire dai viadotti dell'ANAS che dovevano avere 12 metri e che hanno 5, che hanno, sono stati costruiti 30, 40, 50 anni fa in modi semplicemente inaccettabili, a partire dalla Salerno-Reggio Calabria per restare dall'altra parte dello stretto, a partire dagli interventi sui treni, perché non è possibile avere cittadini di serie A e di serie B. Io ho fatto il sindaco a Firenze, ho una sorta di metropolitana nazionale, ogni quarto d'ora ho un treno alta velocità comodissimo, migliore dello Shinkansen giapponese, migliore del TGV francese, e che mi porta in un'ora e mezzo a Roma o in mezz'ora a Bologna. E poi devo avere dei passeggeri, dei cittadini di serie B, che nel sud Italia hanno delle ferrovie con un unico binario e con mezzi che sono inguardabili. Non è giusto! Non è giusto! Allora, noi stiamo cercando di recuperare questo... E... Se va bene. 5 ore va comunque male, quindi anche se va bene, non va bene. Ma questo è il senso dell'accordo di programma quadro che abbiamo firmato, e che... È però fondamentale che voi cittadini ci diate una mano a controllare, perché noi cosa abbiamo fatto di nuovo? Abbiamo messo l'elenco delle opere e abbiamo detto: questa la fai tu, la fa la Regione, la fa l'ANAS, la fa Ferrovie, e la fai in questi tempi. Così che non ci siano alibi per nessuno, perché noi abbiamo messo un sacco di soldi in Sicilia. Ma adesso dobbiamo spenderli bene, perché è anche l'unico modo per essere seri nella nostra battaglia con l'Europa. Perché cosa ci dicevano tutti i giorni? Ah, voi volete fare la battaglia in Europa, però poi alla fine buttate via i soldi. E allora questo atteggiamento a me fa leggermente scattare il nervo, diciamo così. Ci arriviamo. Il punto però qualificante è che la mia opinione è che a voi non basti quello che noi abbiamo fatto e che è molto importante. Io non vengo qui a dirvi: vi abbiamo ridotto le tasse. Non vengo qui a dirvi: venerdì parte il decreto per l'etichettatura del grano. Oh, è una cosa che erano decenni, che è stata ferma per decenni. Cioè, se volessi mettermi le spillette per dire: l'abbiamo fatta questa, almeno riconoscetecelo. No, io vi dico: c'è bisogno di una cosa in più. C'è bisogno di uno sforzo comune come paese, e in particolar modo come Sicilia, per cercare di tenere insieme tutto quello di cui abbiamo discusso. Un grande investimento sull'autostima dell'Italia, un grande investimento sull'autostima della Sicilia, e un investimento vero, perché i soldi finalmente ci sono, per fare accadere le cose. Però non credete a chi vi dice che non serve a niente la comunicazione, non credete a chi vi dice che non serve a niente, se ne parlava per il gambero rosso di Mazzara o per singoli prodotti. Voi sapete che per cambiare un approccio la comunicazione è cruciale. Quando io andavo a scuola, io ho 41 anni, quando andavo a scuola, quello tra di noi che faceva il cuoco lo prendevano per matto, ok? Perché fare il cuoco sembrava una cosa un po' stravagante. Questo vuol fare il cuoco. Nei miei figli, dopo 20 anni di gigantesca operazione di comunicazione sulla qualità del cibo e sulla funzione del cuoco, anzi lo chiamavo lo chef, non capisco perché se è cuoco non è smart, se è chef, ma questa è una storia contro i francesi che riprenderemo in un altro momento.
I miei figli fanno a gara per andare a vedere Masterchef, per andare a vedere i programmi, per studiare l'impiattamento. Sapete cosa serve? L'ho detto a quelli della Rai e agli altri operatori della comunicazione. Un grande investimento sul senso dell'investimento in agricoltura. Il fatto che chi lavora la terra non è uno di serie B, è uno che sta presidiando il territorio e aiutando il proprio paese a essere più bello e più buono. Ci vuole un grande investimento di testa. E per farlo, allora, io la vedo così. Bene, gli investimenti, oggi abbiamo anche annunciato un'altra notizia che credo sia importante, apprezzata per chi lavora nelle aziende, in particolar modo per chi ha dipendenti. Su tutto il 2017 chi creerà posti di lavoro al sud, solo al sud vale questa, avrà la decontribuzione totale, come il Jobs Act all'inizio. Questa è una notizia che credo sia importante per voi, lo dico ai lavoratori, perché? Perché quando con i posti di lavoro hai recuperato la situazione al nord, ma hai un sud che soffre, abbiamo messo 730 milioni di euro, il direttore dell'ANPAL, il professor Dal Conte, sta firmando adesso, ci siamo organizzati perché io lo potessi dire il giorno in cui firmava questo provvedimento, decontribuzione totale esattamente come il Jobs Act con il 100%, quindi un'operazione che credo da fare con gli investimenti, con le assunzioni del 2017, c'è cioè l'operazione triennale, ma con gli investimenti da fare, con i posti di lavoro da assumere nel 2017, perché la gente soffre ora, i posti di lavoro sono in difficoltà ora. Quindi questo l'abbiamo fatto e tuttavia non vi faccio l'elenco di tutte le cose, anche perché ve l'ho già fatto, vi chiedo uno sforzo. Non sono qui per dirvi quello che abbiamo fatto noi, sono qui per chiedere, Antonello, in primis a te e a tutti voi, se davvero ci crediamo, questa partita la vinciamo insieme, ma bisogna fare uno sforzo di comunicazione, di racconto, di investimenti. Ci vuole tanta fatica e tanto sudore, lo sa chi viene dalla cultura contadina, ma ci vuole anche tanto orgoglio e consapevolezza. Con questo orgoglio io dico viva la Sicilia, viva l'Italia, andiamo insieme a costruirci un futuro diverso. Grazie a tutti e scusate il ritardo all'ora di pranzo.